A che punto siamo? Stiamo ripetendo la struttura, però manca poco. Questa è l'ultima città rimasta, quindi ci siamo quasi. Chiara in arte Charlie, possiamo dire attrezzista sicuramente senza essere smentito. Che cosa state facendo qua dietro le quinte? Dietro le quinte adesso stiamo costruendo i camerini che serviranno poi agli attori, e invece qui dietro stiamo finendo sia i costumi e stiamo ristrutturando le città. Sarà un successo secondo te? Sì, si spera ovviamente. Cosa farai da grande? Spero la scenografa. Francesco, parliamo di una nuova avventura, di una nuova sfida, di che cosa con questa foresta tutta da scoprire? Allora, diciamo che è una consueta abitudine fare gli spettacoli dentro l'aula di scenografia. Quest'anno è stato possibile perché l'emergenza pandemica ha fatto sì che ci potevamo concentrare solo su questo, e quindi per qualche mese, che non è stato possibile rientrare in sicurezza, abbiamo progettato uno spettacolo sul tema della città. In fondo le città sono diventate quella cosa silenziosa che ci ha circondato e che come se fossero state atrofizzate nel loro funzionamento. E improvvisamente su questo argomento, su questo elemento, c'erano tante cose da dire e il resto è venuto molto facilmente. Lo spettacolo si snoda nella nostra aula ed è stato cosa importante ripulirla tutta, come se avessimo voglia anche di disinfettare i muri, di presentarci puliti. È un bel posto, ne abbiamo cura, questa è un po' casa nostra, e allora era importante. E vedere una ventina di ragazzi che si mettono con gli orari giusti per entrare, uscire e lavorare a ripulire quest'aula, che è bellissima e anche complicatissima, è stato un piacere.